E allora, questa mattina parliamo anche di musica, lo facciamo grazie ad un libro edito da Ancora Edizioni, ormai di un amico di Padre Pio TV, docente e scrittore, Lorenzo Galliani. Buongiorno, ben trovato Lorenzo. Buongiorno Paola e buongiorno a tutti. Le mie canzoni in classe, dal rap all'indie alla ricerca di un senso. Un libro che nasce da quali considerazioni? Nasce un po' dall'idea che la nostalgia è una cosa bellissima, ma bisogna anche un po' metterla da parte. Ci sono delle canzoni, tante uscite negli ultimi 10 anni, che affrontano temi non semplici, però in modo diretto e in modo, direi, anche talvolta profondo. E delle volte l'ho scoperto un po' per caso, delle volte le ho scoperte grazie a degli studenti o grazie a degli ex studenti come Luca, che ha fatto la maturità ieri e però mi ha suggerito una di queste canzoni. Quindi noi, insomma, delle volte rimpiangiamo il passato. Adesso si stanno giocando gli europei di calcio, sono gli ultimi nei quali c'è qualcuno più vecchio di me, e poi non succederà più. E rimpiangiamo i bei tempi, però delle volte ci dimentichiamo che anche il presente è ricco di spunti. Ah, il presente, infatti, ricchissimo di spunti, ma quello che mi ha colpito leggendo la tua introduzione è questo. Negli anni 90 tutti ascoltavamo Jovanotti e gli 883. Qualcuno era un fan sfegatato, io alzo la mano, e altri meno, ma nessuno li ignorava. Oggi, grazie al diffondersi delle varie modalità di accesso ai file musicali, ciascun ragazzo conosce un gran numero di cantanti e canzoni senza necessariamente condividere questa passione con i propri amici. Quindi, insomma, magari c'è, come scrivi tu, Marta che ascolta un rapper coreano, Giovanni che preferisce un particolare sottogenere della musica indie. Ma questo non crea una spaccatura? Cioè, ragazzi, mentre la musica non dovrebbe unire, quindi mentre noi possiamo definirci, no, amanti di cantautori e generi generazionali, quindi 883, Jovanotti, Biagio Antonacci e tanti altri, oggi c'è questa spaccatura, no? Sono sempre isolati gli uni dagli altri, non credi? Quando ho scritto quelle righe non sapevo ancora che Viola, che farà la terza media il prossimo anno, è una grande fan di Massimo Ranieri. Diciamo che il fatto di avere una grande offerta musicale, beh, è una ricchezza, è un'opportunità. Questo certamente complica le cose, perché effettivamente non sappiamo che cosa ascoltano i nostri ragazzi, i nostri alunni, i nostri figli, perché ha figli adolescenti, ma anche tra di loro si parlano un po' meno rispetto a, no, facevi prima l'esempio di Jovanotti. Poi ci sono alcuni cantanti, insomma, che hanno una rilevanza incredibile, no, tra i giovani, ma magari sono per lo più appunto sconosciuti tra gli adulti. Ma io non credo che questo di per sé sia un problema. Il fatto di avere possibilità di un accesso, no, all'informazione e anche alle canzoni oggi è più semplice, genera altri problemi, però basta affrontarli a testa alta. Tu hai quanti brani hai scelto? Quanti brani sono riportati in questo libro? Nel libro sono descritti, sono raccontati, presentati 99 brani, 94 sono degli ultimi 10 anni, e poi mi sono giocato 5 carte di brani un po' più datati, che insomma io da vecchietto, perché per i miei studenti io sono un dinosauro, insomma ho voluto proporre lo stesso, con l'idea che la centesima canzone, ecco, mettetela voi, ecco, provate a farvi venire in mente la centesima canzone. Ed effettivamente qualcuno mi ha scritto, o comunque mi ha suggerito, ecco, un sovrano del cuore. E hai, diciamo, suddiviso questi brani, potremmo dire, in quattro macro aree, quali? Beh, ci sono delle canzoni che riguardano il senso della vita, altre la famiglia, soprattutto nelle situazioni di fragilità. Penso a Valerio Mazzei, a proposito di cantanti, in questo caso influencer, che sono
noti molto tra i giovanissimi e molto meno tra gli over 25-30. Ecco, Valerio Mazzei il 12 luglio parla in un modo diretto e anche con delle frasi sulle quali si può riflettere davvero per tanto tempo della madre scomparsa. E poi ci sono canzoni legate per esempio all'attualità, come per citare probabilmente una delle più famose Non mi avete fatto niente di Herman Meta e Moro, e canzoni che invece da insegnanti di religione, ecco, esprimono un senso religioso. Non sono canzoni a uso liturgico, sono canzoni anche di grandi cantanti come Ed Sheeran, che però talvolta appunto raccontando situazioni di lutto mettono Dio, ecco, nella canzone. In Supermarket Flowers abbiamo Dio che canta l'alleluia dicendo bentornata a casa alla persona scomparsa, cioè alla nonna di Ed Sheeran. Lorenzo, una domanda, come dire, la faccio all'insegnante. Utilizzi la musica, utilizzi i brani musicali nelle tue lezioni durante l'ora di religione in classe? Capita, certo. Per esempio, qualche anno fa ho iniziato a portare mio fratello, la canzone di mio fratello di Biagio Antonacci, perché è stata presentata da Biagio Antonacci proprio come una parabola 2.0 del figlio il prodigo. E nel video ci sono due fratelli, che sono i due fratelli Fiorello, Rosario e Beppe Fiorello. E un po' il gioco, che non ha una vera e propria soluzione, è cercare di capire nel video chi è il fratello che se ne va e quello invece che resta. E anche vedere un po' le somiglianze e le differenze nel testo, perché se nella parabola abbiamo il padre che poi corre incontro ai figli, nella canzone c'è anche la madre che ha già preparato il piatto per il figlio che non è lì, no? Io da bolognese e da molto sensibile ai temi legati alla cucina, ecco, l'idea di una mamma che apparecchia anche quando non ci sei, perché quella è comunque casa tua, insomma, la trovo commovente. Mi piace molto quello che scrivi sempre nell'introduzione. Ci sono brani e artisti tuttora molto validi. Ancora oggi possono illuminare in 3 minuti un avvenimento, uno stato d'animo, un periodo storico. Quindi, come davvero la musica serva a questo, come dici giustamente tu, a illuminare in 3 minuti, che è la durata di un brano musicale, uno stato d'animo, un sentimento, un'emozione, un avvenimento o un periodo storico. Hai appunto parlato di questi 99, queste 99 canzoni, una la lasci poi alla scelta di chi leggerà il tuo libro. Quanti brani sono i tuoi? Quanti dei ragazzi? Dacci, non dico proprio un numero esatto, però quanto hanno collaborato loro a Canzoni in Classe? In realtà non me lo ricordo, però non voglio sottrarmi alla domanda. Diciamo che sono più quelle che ho scoperto io, anche perché un po' mi sarebbe dispiaciuto sfruttare troppo i ragazzi per un mio libro. Mi sembrava un po' di piegarli ai miei desideri. Però quindi senza dire che stavo preparando un libro, quando è capitato, insomma, che qualcuno mi suggerisse una canzone, ho deciso di raccogliere suggerimento. E ho da ringraziare un po' di persone, però certamente poi diciamo, ho passato un'estate a dire va bene, voglio ascoltare tante canzoni che sono uscite negli ultimi anni e la cosa per me, certo il libro non l'ho fatto per me, però mi è servito molto cercare di riscoprire, ecco, dei significati a delle canzoni che avevo ascoltato e anche cantato ovviamente in modo molto stonato, senza però fare caso al testo, no? Passandoci molto in superficie. E invece è stato
per me anche una scoperta, come si fa anche con dei testi, no? Che uno legge e poi ci torna sopra e dice: ma questo significato effettivamente non l'avevo colto. Anche le canzoni hanno fatto questo effetto su di me. E allora, ultima battuta, l'anno scolastico si è concluso da poco, diciamo da poco, da un mesetto, va da qualche settimana, tanti ragazzi impegnati negli esami di terza media, ci sono ancora, esistono ancora gli esami di Certo. terza media, la maturità, ne abbiamo parlato anche questa mattina nello spazio dedicato all'informazione, una canzone che in qualche modo racchiude la fine di un anno scolastico, secondo te quale potrebbe essere? Qui mi freghi perché non ne ho idea. No, io qualche esame l'ho avuto perché avendo 7 terze mi sono sciroppato 150 esami, quindi una cinquantina di volte ho sentito parlare di Martin Luther King, di Nelson Mandela, per carità, va benissimo. Non so che canzone, sarebbe troppo scontato dire Buon viaggio di Cremonini, No, però no, ci piace. ti piace, è un po' banale, però adesso aspettano, insomma, i nostri ragazzi hanno davanti degli anni molto, molto importanti, non che quelli passati non lo siano. Io la cosa che posso augurare loro è semplicemente il meglio possibile. Poi da amante anche di Kung Fu Panda, nell'ultimo Kung Fu Panda 4, viene detto che nel nocciolo nocciolo c'è la promessa di un albero rigoglioso, e molti di loro, anzi pressoché tutti, insomma, hanno già delle belle foglie che stanno spuntando, e sono sicuro che troveranno la loro strada. Bene, allora buon viaggio, davvero un augurio, un auspicio che facciamo a tutti i ragazzi che inizieranno, quindi chi ha finito la terza media, quindi inizierà il ciclo, quello del liceo, delle scuole superiori, e chi ha finito le scuole superiori e si trova ad un bivio, quindi scegliere che cosa fare del proprio futuro e della propria vita. Grazie a Lorenzo Gagliani, facciamo vedere da capo la copertina del tuo libro, Canzoni in classe, dal rap all'indie alla ricerca di un senso. Ancora Edizioni, ti ringraziamo di cuore come sempre per la disponibilità, per queste chiacchierate che ci arricchiscono davvero. Grazie. Questa intervista poi potrete ritrovarla sul nostro canale YouTube. Grazie ancora Lorenzo Grazie e Paola e grazie buona a tutti. estate, buon riposo, meritato A voi. riposo. A settembre con altre novità, sicuramente ci saranno, lo sento. Ciao, grazie. Allora, linea alla Ah. regia. Salutiamo ancora il nostro amico Lorenzo Gagliani, lì nella regia, breve pausa e poi di nuovo insieme. Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo